Buongiorno amici sportivi, siamo in collegamento dal centro sportivo Nick Ward in Bari per seguire l'ultimo atto del girone delle fasi nazionali del campionato giovanissimi under 15. In campo la Nick Bari ospita la SC Mater Dei 2003, la squadra campana, un girone che ha visto impegnato tutto il sud Italia, squadre tra la Puglia, Molise, Abruzzo e Campania. Una vittoria e un pareggio nelle prime due gare per la squadra di mister Notariale, una vittoria contro il Campobasso, un pareggio contro il Chieti. Vittoria arrivata con il gol di Vallarelli, 1-0 la vittoria della squadra allenata da mister Notariale. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni con la squadra ospite, con il numero 1 annunziata, 2 Limonio, 3 Acunto, 4 Balestrieri, 5 Lucarelli, 6 Sequino, 7 Miano, 8 Esposito, 9 Galluccio, 10 Marzano, 11 Pellone a disposizione di mister Pedalino, con il numero 12 Tozzi, 13 D'Olivo, 14 Brancaccio, 15 Immobile, 16 Ciotola, 17 Volpara, 18 Capuano, 19 Lanza, 20 Liberti per i padroni di casa, con il numero 1 Turi, 2 Santoro, 3 Morisco, 4 Riefolo, 5 Fusco, 6 Beniti, 7 Volpe, 8 Cortese, 9 Vallarelli, 10 Cascella, 11 De Michele a disposizione, con il numero 12 San Rocco, 13 Cianci, 14 Tamburrano, 15 Basile, 16 Maino. È stata la squadra ospite, la SC Mater Dei, a battere il calcio d'inizio. Attacca da sinistra verso destra dei nostri schermi, completo giallo, calzettoni rossi. Dall'altra parte la Nick Bari con maglia rosso-blu, pantaloncino blu. Due tempi da 35 minuti, non ci saranno supplementari, non ci saranno né rigori. Alla Nick serve una vittoria per accedere alle fasi finali, basterebbe anche un pareggio invece alla SC Mater Dei, che di punti in classifica hanno totalizzati 6, 2 vittorie per la squadra campana, che oggi quindi ha 2 risultati su 3. Rimessa laterale, è pronto con il numero 2 Limonio. Palla in area di rigore, addomesticata bene da Marzano, che non riesce però a girarsi. La ripartenza della Nick a sinistra, un po' di spazio, il numero 11 De Michele fermato. Possesso Mater Dei, che prova ad impostare con calma con il numero 8 Esposito. Messo giù, calcio di punizione a favore dell'SC Mater Dei. Prova a riposizionarsi in campo la squadra campana. Ha provato la ripartenza in contropiede De Michele. Calcio di punizione battuto lungo nella zona di Turi, che va a bloccare senza problemi e mette subito in movimento sulla destra Santoro. Imposta lui, subito lancio profondo a cercare De Michele, la palla non passa prima di tutti. Su questa seconda palla arriva un giocatore della Mater Dei che subisce ancora fallo. Altro calcio di punizione a favore della squadra campana. Ritmi alti nonostante la temperatura molto elevata, intorno ai 30 gradi. Calcio di punizione battuto, subito intercettato dalla Nick, che prova ad impostare con calma l'apertura a sinistra. Ha un po' di campo adesso il numero 3 Santoro. Il suo suggerimento viene intercettato, la rimessa laterale è a favore dei padroni di casa. Rimessa laterale affidata a Santoro. Rimessa laterale che viene subito intercettata dalla Mater Dei con il numero 6 Sequino. Suo lancio lungo intercettato, la rimessa questa volta a favore degli ospiti.
battuta bene, poi intercetta bene Cortese, prova a ripartire, altra buona chiusura da parte di Esposito. Rimessa laterale, pronto Morisco sulla sua fascia di competenza, non riesce però ancora a metterla giù la Nick, esce bene dalla linea difensiva Riefolo, possesso Nick, palla dietro, lancio profondo a cercare a destra Volpe di tacco, prova a mettere in movimento, lo fa bene Cascella che prova a raggiungere il fondo, l'intervento in scivolata da parte di Sequino, rimessa laterale subito battuta, non riesce però a far bene la Nick che adesso recupera un altro pallone, davvero ritmi altissimi in questi primi minuti di gioco, la chiusura di testa da parte di Morisco che ha letto bene il taglio dell'attaccante della Mater Dei, poi costretta a mettere palla in sul fondo, ci sarà calcio d'angolo, il primo del match a favore della squadra ospite che fa salire tutti i difensori. Occhio a Sequino, palla sul primo palo con i pugni, mette fuori Turi, non è finita però, altro cross e quasi un tiro, palla che termina direttamente sul fondo, questa volta c'è la rimessa a favore della Nick. Giocata corta a favore di del numero 5 Fusco. Lancio impreciso, Lucarelli mette giù, palla per Sequino, rischia, palla buona, la conclusione centrale di Vallarelli, la grandissima occasione per la Nick. Quando siamo al quinto minuto del primo tempo, la prima grande occasione del match sui piedi di Vallarelli, bravissimo nel pressing su Sequino, ha recuperato una gran palla, poi la conclusione centrale. Non è stato lucidissimo in questa circostanza Vallarelli, occhio all'1-2 adesso della Mater Dei, non si chiude però, e allora Turi va a recuperare palla, primo squillo da parte della Nick, ha risposto presente il portiere della Mater Dei Annunziata, si fa vedere ancora davanti la Nick, prova ad andare via, mezzo a due De Michele, messo giù, calcio di punizione a favore Nick, partita vivace. Posta in palio davvero alta, ricordiamo 6 punti per la Mater Dei, 4 punti per la Nick che oggi ha solo un risultato a disposizione, lo può fare tra le mura amiche. Adesso calcio di punizione, sulla sfera c'è De Michele, 3 in barriera per Annunziata, da lì potrebbe anche calciare De Michele, Annunziata parte in posizione abbastanza centrale. Parte De Michele direttamente in porta, colpita la barriera, De Michele la tiene in campo, sul fondo, prova ad andare via, messo giù, questa volta non c'è fallo, si continua a giocare, ripartenza Mater Dei, il lancio non è un granché, riesce a mantenere comunque il possesso la Mater Dei, con il numero 10 Marzano, che riesce a trovare anche una deviazione, la rimessa sarà a favore della Mater Dei, è rimasto a terra intanto De Michele, il numero 11 della Nick, nel contrasto in precedenza sembra nulla di grave, si rialza adesso l'esterno alto della Nick, si ripartirà con la rimessa a favore della Mater Dei, messa lunga, protegge bene palla poi di testa lunga Marzano dove c'è solo Fusco, altra rimessa a favore Mater Dei. Unica grande occasione del match sui piedi di Vallarelli che avrebbe potuto sbloccare il risultato. Adesso la domestica Miano, spalla alla porta, prova a girarsi, chiuso, raddoppiato dalla Nick. Miano mantiene ancora il possesso, alla fine arriva Vallarelli che tocca ancora in fallo laterale. Terza rimessa consecutiva per la SC Mater Dei, con le mani è pronto Limonio. Palla lunga che passa ancora per Marzano, palla dentro di petto, poi deve liberare Santoro, lo fa bene con un lancio profondo dove non può arrivarci però il numero 11 De Michele. Altra rimessa, battuta questa volta
a favore di Lucarelli, che imposta palla per Sequino di prima intenzione. Questa volta non rischia il numero 6 della Mater Dei. Adesso c'è un po' di spazio a destra, non si chiude il triangolo, ripartenza ancora della Nick con De Michele, c'è una spinta evidente da parte di Lucarelli, calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Quando siamo all'ottavo minuto del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Calcio di punizione sulla sfera, c'è Cascella. Capitano della Nick, tanto una serie di trattenute in area di rigore, il richiamo da parte del direttore di gara, oggi terna arbitrale. Ricordiamo che si stanno disputando le fasi nazionali, giovanissimi, under 15 del girone E. Palla dentro di Cascella, esce, rischia un po' Annunziata che poi la riesce a tenere. Rinvio lungo di Annunziata, la mette giù Miano, tra i più vivaci della Mater Dei, cerca ancora di scambiare con il numero 9 Galluccio, che invece stava facendo un movimento contrario. C'è poco spazio per impostare a centrocampo, mette giù Pellone, poi lancio profondo, non tocca nessuno, alla fine ne approfitta Galluccio che va a calciare in maniera debole, nessun problema per Turi. C'è stata, non si sono capiti in precedenza, Santoro e Riefolo, alla fine passato in mezzo Galluccio, poi non è stato deciso nella conclusione. Palla che passa ancora, Miano di testa, la mette giù Riefolo, palla profonda, arriva prima di tutti il numero 4 balestriere De Michele, recupera palla a centrocampo, l'apertura per Santoro che ha un po' di spazio, palla dentro per Ballarelli che fa correre il numero 11 De Michele, il cross sul secondo palo, diventa un tiro, palla che forse tocca il legno e poi rientra in gioco, ancora De Michele, calcia dalla distanza, conclusione alta. Qualcosa in più in fase offensiva per la Nick. Ricordiamo una grandissima occasione al quinto minuto sui piedi di Ballarelli, che è andato a recuperare un gran pallone, è andato a calciare, conclusione però piuttosto centrale. Adesso deve chiudere Fusco, lancio profondo, prova a mettere giù Marzano, lo fa bene, palla dentro di testa, mette ancora fuori la difesa della Nick, riesce ad evitare il fallo laterale Cortese, palla lunga di Morisco dove c'è solo la linea difensiva della Mater Dei. Altro lancio lungo, forse posizione irregolare, infatti arriva la bandierina alzata da parte del guardaline, fuori gioco, batte subito il calcio di punizione la Nick, non c'è un attimo di respiro in questi primi minuti del primo tempo. Abbiamo detto ritmi davvero altissimi, la Nick alla ricerca della rete del vantaggio, vittoria fondamentale per i padroni di casa che devono scavalcare in classifica proprio la squadra ospite, la squadra campana, che di punti ne ha 6, 4 invece i punti totalizzati nel girone dalla Nick. Una vittoria proprio con una rete di Francesco Vallarelli. Adesso si combatte a centrocampo, mette lungo Santoro, palla che termina in fallo laterale, la rimessa a favore della SC Mater Dei. Con le mani il Limonio, messa lunga, palla che passa, poi deve chiudere Riefolo. C'è stata una deviazione non ravvisata dal direttore di gara, la rimessa ancora a favore della Mater Dei con le mani Acunto. Altra rimessa lunga in area di rigore, non buona la sponda da parte dell'attaccante della Mater Dei,
recupera invece una gran palla Pellone, che poi non riesce a mantenere il possesso, rimessa questa volta a favore della Nick con le mani Santoro. Santoro di testa ancora, mette giù Cascella che la gira davanti dove non c'è nessuno, di testa va a colpire Lucarelli, si alza un campanile, prova a mettere giù Marzano, non bene, palla profonda di Fusco, seconda palla recuperata da Cascella, l'apertura per il numero 7 Volpe, messo giù, calcio di punizione a favore Nick, rientrato bene sul sinistro Volpe, è andato a guadagnare questo buon calcio di punizione. Calcio di punizione affidato a Cascella, batte lui il numero 10, palla dentro, mette fuori Acunto, aveva chiamato Annunziata, Acunto non si è fidato dell'estremo difensore, occhio alla ripartenza dell'ASC Mater Dei, la grandissima chiusura da parte di Morisco, ha letto benissimo il taglio il numero 3 che ha davvero chiuso tutta la linea difensiva da destra verso sinistra, è andato, si è reso protagonista di una grandissima chiusura. Adesso rimessa dal fondo a favore della Mater Dei, di testa Marzano per Miano, chiude bene questa volta Beniti, l'anticipo secco da parte di Acunto, Miano ancora per Acunto, palla dentro, intercettata bene da Riefolo, non riesce a ripartire però la Nick, adesso lancio lungo, quasi un tiro, nessun problema per Turi che va a servire ancora Riefolo, prova ad uscire, palla al piede la Nick, lancio non buono, intercetta Pellone, poi recupera ancora Riefolo, palla buona per Cascella che adesso prova a guadagnare un po' di metri, palla dentro sul secondo palo, di testa mette fuori Limonio, poi Belestriere dietro, lancio lungo dove c'è solo Beniti, l'apertura per Cascella, palla che esce, rimessa laterale a favore Mater Dei. Belestriere è l'errore, poi la conclusione di De Michele, c'è stato un fallo però, contatto forse con il braccio da parte di De Michele, c'era calcio di punizione a favore della Mater Dei. Quando siamo al 17° minuto del primo tempo, 0-0 il risultato, che sta bene alla squadra ospite. Occhio la palla buona per Vallarelli, Vallarelli vince un contrasto, palla che diventa buona per De Michele in area di rigore, De Michele va via, poi non riesce a crossare, non riesce a mantenere il possesso, è stata un'altra grande occasione per la Nick che non riesce ancora ad essere incisiva sotto porta, prima con Vallarelli poi con De Michele, rimessa dal fondo a favore Mater Dei, la rimessa lunga di Annunziata, mette giù Cortese tra due maglie gialle, la rimessa alla fine della Nick con le mani Morisco, palla per Fusco, Morisco lancio lungo, palla buona per il numero 7 Volpe, messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, può liberare, non bene la Mater Dei, ancora Volpe, alla fine è bravo a chiudere il numero 5 Lucarelli che riesce a guadagnare anche la rimessa laterale. Occhio
occhio al forse gioco pericoloso da parte di Miano, non c'è fallo, esce bene poi dalla linea difensiva Riefolo, palla per Cascella, ancora un po' di campo, il numero 10, Cascella si butta in area di rigore, messo giù! Tutto regolare secondo il direttore di gara, si continua a giocare, palla profonda da parte di Acunto, di testa Fusco, palla per Santoro, chiusura da parte di Marzano, rimessa laterale a favore Nick, Santoro per Cortese, alla fine tocca ancora Miano, altra rimessa a favore della Nick. Con le mani Santoro, col petto, palla davanti dove c'è solo Sequino che va al lancio profondo, può mettere giù Fusco, la palla per Cortese, De Michele, 1-2, Cortese prova a liberare il destro, chiude ancora bene la Mater Dei, non è finita però, ancora palla buona per Beniti che non riesce a mantenere il possesso, poi la recupera, ancora Beniti, la trattenuta da parte di Marzano, calcio di punizione a favore Nick, il fallo commesso da Marzano su Beniti, batte subito Morisco, palla per Cascella, l'apertura a destra per Santoro che adesso è un po' di campo, Santoro si butta dentro, Santoro si allunga troppo la palla, occhio alla ripartenza però della Mater Dei, chiude Riefolo in maniera provvidenziale, si sarebbe proposto un 2 contro 2. Messa laterale battuta, tocca Riefolo, esce Turi, chiama palla, va a bloccare, mette subito in movimento Santoro, palla davanti per Volpe che si fa anticipare, poi la sponda da parte di Marzano per il numero 8 Esposito, chiuso, recupera Volpe, palla per Cascella, dall'altra parte De Michele, la palla non è precisa e allora si riparte con la rimessa laterale a favore Mater Dei. Allunga Marzano, a vuoto Fusco, palla che diventa buona per Miano, deve chiudere Riefolo, messo giù il numero 4, ci sarà calcio di punizione a favore della Nick dopo l'errore di Fusco, ha rimediato Riefolo che ha messo bene il corpo davanti al numero 7 della Mater Dei, lancio profondo per Vallarelli, fa valere il fisico il numero 8 Esposito, alla fine rimessa laterale a favore Mater Dei con le mani Limonio, palla per Marzano, prova a girarsi tra tre maglie della Nick, Marzano va via, palla dentro, buona per la conclusione di Miano, chiuso, altra conclusione ribattuta questa volta da Beniti, ci aveva provato il numero 4 Balestriere, deve ripartire la Nick con Riefolo, cercare Vallarelli, non è un granché lo stop, poi Vallarelli se la va a riprendere, Cascella, Vallarelli prova ad impostare lui, sbaglia per il suggerimento per Santoro, ci sono davvero pochi spazi per impostare, per provare a giocare palla a terra, stanno correndo tantissimo in questi primi minuti tutte e due le squadre. Beniti, palla per Cortese, ancora un errore in fase di impostazione, poi palla recuperata da Turi che opta per il lancio profondo nella zona di De Michele che tocca ma non riesce ad agganciare, rimessa laterale a favore Mater Dei con le mani Limonio, lungo da Marzano che protegge sempre molto bene palla, Santoro lungo, mette fuori Sequino, Fusco, palla dentro per De Michele, questa volta protegge lui bene palla, poi si gira altrettanto bene, arriva il raddoppio da parte di Lucarelli, palla che arriva in qualche modo a Cortese che prova ancora a raggiungere il fondo, Cortese va via, era lavoro, poi la chiusura buona di Limonio, arriva il fallo laterale in fase offensiva a favore della Nick, palla per Beniti, cambio di gioco dall'altra parte, arriva Santoro che prova a tenerla in campo, anticipo da parte di Acunto che non riesce però ad evitare il fallo laterale, altra rimessa dall'altra parte, fascia destra per la Nick,
con le mani Santoro, cross forse deviato, prova a liberare Mater Dei di testa, mette fuori Esposito, ripartenza Mater Dei, siamo quasi un 3 contro 3, palla dentro per Marzano, mette fuori Turi dopo un gran tocco da parte di Fusco che ha evitato la chiusura dell'1-2 a favore di Marzano, che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Turi. Altra palla dentro, questa volta chiusura ottima da parte di Morisco, ripartenza Nick, palla per De Michele che riceve bene, si accentra, poi troppi tocchi forse da parte di De Michele, messo giù intanto Morisco, intervento duro da parte di Lucarelli, ci sarà calcio di punizione a favore della Nick. Sul cronometro 0-0 il risultato parziale tra Nick e Mater Dei, calcio di punizione, sulla sfera c'è De Michele, sempre 3 in barriera per Annunziata, parte De Michele ancora verso la porta, questa volta passa, palla che termina di poco fuori. Rinvio lungo di Annunziata. Mette di testa fuori Cortese, rimessa laterale, affidata a Limonio. Intercetta Cortese, il contrasto alla fine, rimessa laterale a favore della Nick. Con le mani Morisco, palla che passa dove c'è solo Lucarelli, lancio lungo, palla che diventa buona per Galluccio, l'anticipo di Turi che va a servire subito Riefolo, palla per Santoro, Volpe riceve, si gira, alla fine intervento pulito da parte di Acunto. Vallarelli, palla per Volpe, ancora, anzi Cascella, forse un dribbling di troppo, alla fine va via, bene, palla al piede il numero 8 Esposito, recupera Santoro che subisce fallo, calcio di punizione a favore Nick. Palla lunga di Riefolo, lunga per tutti, Lucarelli lascia sfilare, blocca Annunziata. Rinvio lungo di Annunziata, dove c'è solo Cortese che può mettere giù, non lo fa bene, riesce comunque a passare. Cortese, palla dentro per De Michele, adesso buona trama da parte della Nick. De Michele, va via De Michele, ancora lì il cross ribattuto. Ci sarà rimessa laterale a favore della Nick. Lo scambio con Vallarelli. Il cross mette fuori la difesa della Mater Dei. La sponda per Marzano che prova a far
partire Galluccio, chiude bene ancora la difesa della Nick. Beniti, lotta a centrocampo, palla per Morisco, palla per Cortese, messo giù Cortese, altro calcio di punizione a favore della Nick, il fallo su Cortese, questa volta l'ha commesso il numero 10 Marzano. Stavolta sulla sfera non c'è De Michele, c'è Cascella, c'è anche Morisco. Morisco tocca per Cascella, calcia Cascella, conclusione centrale, nessun problema per Annunziata. Invio lungo di Annunziata, di testa bene Fusco, mette giù di petto Santoro. Palla profonda che passa, diventa buona per Volpe che prova ad andare via, lo scontro con Sequino, questa volta tutto regolare. Rimessa laterale ancora a favore della Nick, si rialza Volpe. Palla per Vallarelli, il cross, chiama Annunziata che va a bloccare. Paolo, un minuto. Trentuno sul cronometro, 0-0 il risultato. Parziale, Vallarelli. Lo scusa, Cascella, palla per Fusco, Riefolo, lancio lungo nella zona di Volpe, di testa, tocca per Vallarelli, prova a chiudere l'1-2 ancora con Volpe che riesce a tenere la sfera in campo solo per un attimo, rimessa a favore della SC Mater Dei. Rinvio lungo di Annunziata, deve allungare anche Lucarelli, poi il fallo commesso sul Riefolo, tirato a colpire di testa, ha ricevuto un calcione da parte di Galluccio, calcio di punizione. Pronto a battere Riefolo. Palla profonda. Sequino a vuoto, poi Annunziata blocca. Il via lungo di Annunziata, di testa a Riefolo. Palla per Santoro. Lungo nella zona di Cascella che va a toccare poi di testa Lucarelli, prima di tutto Beniti, l'apertura per Cortese che mette giù. Cortese con la suola prova ad accentrarsi, raddoppiato, alla fine perde palla, ripartenza Mater Dei con Marzano che la gira benissimo per Miano, ancora Miano con calma dietro per Limonio, Lucarelli, palla profonda di testa Santoro, poi Turi la va a recuperare con le mani, ancora per Santoro, Volpe, si passa in mezzo da Cascella, Fusco dall'altra parte per Morisco, ancora Fusco, palla dentro per Vallarelli, l'aggancio, poi mette fuori. Ancora il numero 4 balestriere, Miano, lo scarico per Esposito, palla dentro, ancora Riefolo, all'anticipo, poi esce palla al piede, il numero 4 che va a servire Volpe,
palla ancora dentro per Riefolo, che si fa vedere in fase offensiva, però commette fallo il numero 4, trattenuta evidente, calcio di punizione a favore Mater Dei. Palla lunga per Marzano, esce ancora Turi che va a bloccare, poi commette fallo il numero 10 che va a contrasto con Turi, nonostante l'estremo difensore avesse già bloccato il pallone. Rilancio lungo, palla per Volpe di testa Sequino, meglio rimessa laterale con le mani, batte Cascella. Lo scambio con Vallarelli, ancora Cascella, si butta dentro, va via, mezza due, poi tocca un giocatore della Mater Dei, lancio lungo, recupera palla Turi, Riefolo, lancio profondo, di testa Lucarelli, Esposito, attaccato da Morisco, Esposito, palla dentro per Marzano, posizione irregolare. Ancora da parte del numero 10, batte subito Turi, palla per Morisco, adesso prova ad andare via Cortese. Quando però il direttore di gara fischia duplice, cioè il duplice fischio da parte del direttore di gara, si va negli spogliatoi, unica grande occasione del match sui piedi di Vallarelli. È stata una partita dove si è lottato maggiormente a centrocampo. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Nick e Mater Dei. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, grandissima occasione per la Nick dopo 5 minuti dal fischio iniziale sui piedi di Vallarelli, poi nessun'altra grande occasione durante tutto il match, fase gioco che si è sviluppato maggiormente a centrocampo, le squadre hanno corso tantissimo, hanno optato più per il lancio lungo, proprio perché non si sono trovati tantissimi spazi nei primi 35 minuti, adesso siamo pronti a viverne altri 35, ricordiamo si stanno disputando le fasi finali nazionali dei giovanissimi, girone eliminatorio e under 15, quattro squadre stanno giocando, sta giocando per il primo posto tra Nick e Mater Dei. Nick ha totalizzato 4 punti nel girone, una vittoria e un pareggio. Mater Dei 2 vittorie, 6 punti. In questo momento sarebbe la squadra campana a mantenere il primato in classifica e ad accedere alle fasi finali per lo scudetto. Ci vuole una vittoria invece per la Nick, che si porterebbe a 7 punti e andrebbe a scavalcare proprio l'ASC Mater Dei. Occhio alla palla dentro, interessante la conclusione, palla che si spegne sul fondo, l'errore da parte del numero 10 Marzano, ci ha provato tante volte nel primo tempo, ci prova ancora,
con questa palla in verticale con Marzano che va a tagliare da destra verso il verso sinistra. Stavolta è riuscito a concludere, palla che è terminata fuori non di molto. Temperatura altissima, oltre i 30 gradi, che sta sicuramente condizionando il match. Palla per Marzano che prova a raggiungere il fondo. Marzano ne salta due, ancora Marzano, palla dietro, non riesce nessuno ad impattare, deve liberare Beniti. Palla per Cascella, la chiusura da parte del numero 11 Pellone. Rimessa laterale a favore della Nick con le mani Santoro, di testa ancora Pellone, palla che passa, deve chiudere Riefolo, lo fa bene, poi deve andare a liberare, palla intercettata, prova a perfezionare Fusco, perde una brutta palla, Miano calcia con il piede, salva Turi, errore difensivo di Fusco che stava per regalare il vantaggio alla Mater Dei. Rimessa laterale, battuta subito da Cascella, prova ad alzare il ritmo la Nick dopo aver rischiato tantissimo. Con le mani annunziata, rimessa laterale Mater Dei. Adesso prova ad alzare il ritmo la Nick, che deve assolutamente vincere. Ricordiamo, un pareggio non basterebbe alla squadra allenata da mister Notariale. Rimessa laterale Mater Dei, chiude bene. Palla per Turi che apre a destra per Volpe, palla profonda, prova ad anticipare De Michele, palla che passa, poi annunziata, la va a recuperare, sarebbe bastato solo un tocco di De Michele con la palla che invece è arrivata in maniera debole. Occhio, posizione di offside di Galluccio. Adesso diversi capovolgimenti di fronte, calcio di punizione a favore Nick per la posizione di offside, battuto male, intercetta Marzano, la rimessa a favore della Nick. Di testa Lucarelli, palla ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la Nick con le mani, pronto Morisco, di testa chiude sempre bene la Mater Dei. Balestriere deve liberare, lo prova ad uscire palla al piede, alla fine la rimessa è a favore della Mater Dei. Testa Cortese commette fallo, invece Esposito, calcio di punizione a favore Nick. Batte Morisco, palla in aria, Cascella di testa verso la porta, palla che Restai ha salvato Acunto sulla linea, uscita a vuoto di Annunziata, di testa Cascella, anticipato benissimo il portiere. Adesso calcio d'angolo, palla sul secondo palo, palla tesa, di testa libera Balestriere, altra grande occasione per la Nick, ha salvato davvero in maniera provvidenziale Acunto sulla linea di porta, messo giù De Michele, calcio di punizione, adesso insiste la Nick,
battuto subito Cascella, palla dentro, la deviazione, evita il calcio d'angolo annunziata che con le mani poi va a servire subito a Cunto, capitano del Mater Dei, palla troppo lunga, Turi blocca con calma per Riefolo, Fusco. Palla profonda, di testa Vallarelli. Cascella. Palla per Santoro, prova a buttarsi dentro Santoro. Mette fuori Acunto. Poi Vallarelli. La conclusione debole di Cortese, blocca Annunziata. Rimessa laterale a favore Nick, provato a tenerla in campo Marzano. De Michele, palla che esce, rimessa a favore Mater Dei. Cascella, gira verso Volpe, di testa bene Volpe, poi mette fuori Seguino, di testa Santoro, recupera Turi, lancio lungo, recupera bene Acunto. Lungo Turi, De Michele non la tiene in campo, rimessa la terra a favore del Mater Dei. Con le mani Morisco. Di testa Vallarelli, altra rimessa a favore Mater Dei. Testa Acunto, Cascella, di testa Vallarelli, palla che termina in, sul fondo, rimessa. Rimessa dal fondo a favore della Mater Dei. Lunga Annunziata, di testa Beniti, la mette giù Esposito, che prova a guadagnare metri, va via Esposito, palla con l'esterno, scivola Fusco, posizione irregolare di Marzano, calcio di punizione a favore Nick, non arriva ancora nessun cambio. Quando siamo all'undicesimo minuto di gioco, risultato fermo sullo 0-0. Tocca Esposito, palla per Miano, lo scarico su Balestriere, sbaglia il suggerimento, recupera palla Cortese che sbaglia anche lui, poi recupera Cortese, messo giù, brutto intervento, ci sarà calcio di punizione a favore della Nick. Batte De Michele, il suggerimento per Morisco che va al cross, mette fuori la Mater Dei, non è finita però, De Michele, finta il cross, prova ad andare via, poi lo effettua, diventa un tiro, palla che si spegne sul fondo.
batte Annunziata, palla lunga di testa Cortese, rimessa laterale a favore Mater Dei. Marzano anticipa Esposito, poi Marzano prova con il tacco ad uscire da una situazione difficile, alla fine la recupera Beniti, palla per Santoro, lungo a cercare Volpe, palla che passa di testa, poi Lucarelli dietro per Annunziata che va a bloccare sulla pressione di De Michele. Lungo Annunziata, a vuoto tutti, palla che arriva Marzano, chiude Morisco che va a recuperare possesso, poi subisce fallo Morisco, calcio di punizione a favore Nick. Doppio cambio per la Nick, fuori Volpe, fuori anche Cortese, entra invece con il numero 14 Tamburrano, entra anche con il numero 15 Giuseppe Basile, un 2004 e un 2005. Doppio cambio per la Nick, si riparte con il calcio di punizione a favore dei padroni di casa, batte Riefolo, lungo Riefolo proprio per il neo entrato che non riesce ad impattare di testa, va di testa invece bene il numero 11 Marzano, palla lunga di Balestriere, Turi blocca poi con le mani subito per Santoro che ha un po' di campo, deve guadagnare metri la Nick, lo fa con Santoro, palla dentro a cercare De Michele, la sponda buona per Cascella che prova ad andare via, Cascella ancora tra due maglie gialle, prova a raggiungere il fondo, il cross, forse lui l'ultimo a toccare, la rimessa dal fondo a favore della Mater Dei. I minuti trascorsi sono 14, primi 30 secondi, 20 al termine più eventuale recupero. La Nick deve vincere per accedere alla fase finale, per andarsi a giocare la possibilità di portare a casa lo scudetto. Palla per il neo entrato Tamburrano, Santoro si ferma, palla dietro per Riefolo, rischioso, dietro ancora per Turi, ancora Riefolo con calma, la Nick, palla lunga per Basile, di testa chiude bene Sequino, poi recupera ancora Santoro, palla profonda, deve chiudere Limonio sulla pressione di De Michele, di testa Marzano, poi subisce fallo commesso da Morisco. Batte Sequino, palla in area di rigore, mette fuori Riefolo, poi Santoro, palla che resta lì, Marzano cerca l'appoggio, alla fine Basile se la ritrova sui piedi, poi recupera Pellone, palla dentro per Marzano, posizione regolare, libera la Nick, Cascella protegge bene, poi si accentra dall'altra parte, ha spazio il numero 3 Morisco, ancora Morisco, prova a raggiungere il fondo, deve fermarsi Morisco, prova ancora ad andare via, lo fa bene, ancora Morisco sul fondo, chiude Lucarelli, la rimessa è anche a favore della Mater Dei. Arriva il primo cambio anche per la Mater Dei, fuori con il numero 4 Balestriere, al suo posto il numero 16 Pasquale Ciotola.
fuori un 2005, dentro un 2004. Adesso sono tutti 2004 in campo per la Mater Dei. C'è qualche 2005 per la NIC. Turi, Beniti, Vallarelli, adesso Basile da poco. Sono classe 2005. Miano si gira, va via Miano, poi con l'esterno, bene per Galluccio, chiude bene Riefolo, sbaglia poi, non si intende con Morisco, rimessa laterale a favore Mater Dei. Galluccio, ultimo tocco di Galluccio, la rimessa a favore della Nick, con le mani è pronto Morisco. Miano chiude Tamburrano, poi lungo Sequino, palla buona per Marzano che la mette giù benissimo, ancora Marzano in area di rigore, si gira Marzano, calcia, chiude Fusco. Morisco evita il fallo laterale, riesce a vincere anche un contrasto, poi c'è un fallo, anche un cartellino giallo ai danni di Morisco, calcio di punizione a favore Mater Dei. Scelta discutibile questa del direttore di gara. Fallo commesso da Morisco che era di spalle. Sulla sfera c'è Marzano. Mette fuori Cascella. Santoro prova ad andare via veloce, deve chiudere e lo fa bene Esposito. Tamburrano alla fine perde palla, lungo il ne è entrato Ciotola, la recupera Turi. Ventesimo sul cronometro, sempre 0-0. Fusco intercetta Marzano, poi Fusco tocca, rimessa laterale a favore Mater Dei. Troppi errori in fase di impostazione da parte della Nick. Cross al centro di testa, mette fuori Santoro. Morisco deve velocizzare, palla profonda per De Michele che allunga bene per Vallarelli, grande occasione per la Nick. Vallarelli dentro per De Michele, posizione regolare, no, aveva fatto gol De Michele, tutto fermo, posizione irregolare del numero 11, avrebbe potuto anche calciare Vallarelli da lì, ha preferito servire il compagno che però è in posizione irregolare. Si riparte dal calcio di punizione battuto da Annunziata, di testa Cascella, deve recuperare De Michele che commette fallo su Limonio. Altro cambio, fuori il numero 9 Galluccio, al suo posto il numero 13 D'Olivo. Cambio anche per la Nick, fuori con il numero 6 Beniti, al suo posto il numero 16 Maino. Un centrocampista per un attaccante. Riparte con il possesso Mater Dei, recuperato subito dalla Nick. Cascella
prova a buttarsi dentro, lo fa bene, Cascella guadagna metri, calcia Cascella, arriva un po' lungo sulla sfera, conclusione debole che termina lontano dallo specchio della porta. Lungo il rinvio di Annunziata, mette giù pallone, tocca Cascella, De Michele anticipato da Limonio, commette fallo il numero 10 Marzano, calcio di punizione a favore Nick. Calcio di punizione affidato al numero 4 Riefolo, palla in area di rigore, di testa libera la Mater Dei. Tamburrano dietro, l'apertura per il nuovo entrato Maino, palla per Santoro che prova ad andare via, tocca bene Sequino in fallo laterale, resta davanti la Nick, sempre alla ricerca della rete, la squadra di casa, il cross di testa di Michele, la rimette dentro, forse con un braccio, pallone non secondo il direttore di gara, blocca Annunziata che riparte con il lancio lungo, altra scelta discutibile quella del direttore di gara che era comunque vicino all'azione, dalla nostra postazione sembrava aver toccato con il braccio il giocatore della Mater Dei. Batte sempre Riefolo che aspetta il fischio del direttore di gara, palla in area di rigore, di testa sempre Cascella, va a saltare bene con i tempi giusti. Palla però morbida che arriva facile fra le braccia di Annunziata. Lunga Annunziata. Di testa Fusco, palla che diventa buona per Marzano che calcia di prima. Idea interessante, conclusione un po' meno. Là non si può stare proprio, stavo perché si vede qualcuno, no, Kevin è andato al mare. Testa Ciotola, poi lungo Basile, chiude bene ancora Mater Dei, testa Cascella, allunga, Maino che va via, ancora Maino, si accentra, messo giù, intervento sul pallone secondo il direttore di gara, poi tocca Cascella, la rimessa è a favore della Mater Dei, le proteste da parte della panchina della Nick che su un calcio di punizione in questa occasione dove Maino stava andando via bene. Rimessa laterale a favore di Nick con le mani Morisco. Ultimo tocco di De Michele, la rimessa a favore della Mater Dei. Maino, palla dentro, interessante, per Dolivo, chiude bene la Nick, che deve ancora liberare, prova ad andare via a Cunto sul fondo, palla per Dolivo, chiude bene, ancora la Nick, che subisce fallo con Vallarelli, aveva dato prima il vantaggio, poi non si è concretizzato, quando siamo al 27esimo minuto del secondo tempo, a 0 il risultato parziale, sono 8 minuti per le speranze della Nick, calcio a Cascella, la conclusione deviata,
palla in calcio d'angolo, deve sfruttare queste occasioni la Nick. Fino ad ora ha difeso benissimo la Mater Dei. Palla sul secondo palo, di testa, palla che resta lì, Vallarelli, palla sul fondo. Altra occasione per la Nick. Stiamo dicendo, ha difeso bene la Mater Dei, solo una sbavatura difensiva da parte di Sequino che aveva permesso poi a Vallarelli di presentarsi a tu per tu con Annunziata nel primo tempo. Poi un colpo di testa interessante di Cascella, che adesso protegge palla, viene trattenuto, c'è il calcio di punizione a favore della Nick che prova con le ultime forze, forcing finale. Intanto c'è un cambio per la squadra ospite, fuori Esposito, al suo posto Brancaccio. Batte Santoro, palla morbida, mette giù il numero 4 Riefolo, una trattenuta, tutto regolare, mette fuori Acunto, lancio profondo dove c'è Maino di testa per Dolivo, recupera bene Fusco e poi torna indietro da Turi, lancio lungo di Turi dove c'è De Michele, palla che passa. Ha toccato Limonio, rimessa laterale a favore Nick. Altra rimessa con le mani, pronto Morisco. 1-2, Morisco. Posizione irregolare. Calcio di punizione a favore Mater Dei. Sequino, lancio lungo, palla per Maino che stoppa male, Fusco, palla per De Michele, prova a puntare Limonio, palla dentro per Maino, altra posizione irregolare. Lancio lungo, Maino protegge bene, palla dentro per Marzano, grande palla, Marzano calcia, conclusione deviata, ci sarà calcio d'angolo a favore della Mater Dei. La munizione per Turi. Proteste da parte dell'estremo difensore della Nick. Calcio d'angolo battuto, li mette fuori con i pugni Turi. Morisco prova ad allungare, prima di tutti Pellone, poi recupera Morisco. Palla per De Michele, attaccato da Limonio, si gira bene De Michele, che non riesce a trovare nessuno davanti. L'apertura a destra per Santoro, che se la allunga di testa, ancora Santoro, va via, Santoro si accentra, vince un rimpallo, poi si rialza, ancora Santoro, alla fine Sequino mette fuori, l'ultimo tocco è di Santoro, ci sarà la rimessa laterale a favore Mater Dei. Altro cambio per la squadra ospite, fuori con il numero 11 Pellone, al suo posto il numero 15 Immobile. Forze fresche anche per la Mater Dei, minuti finali di questo secondo tempo, risultato favorevole per la squadra campana.
che con un pareggio mantiene il primato nel girone E. Di testa Santoro. Cascella tocca. Ballarelli, palla dentro per il numero 15 Basile, che la mette al centro. Ballarelli, calcio! Una deviazione, 1-0 Nick! La rete di Ballarelli! Trentatreesimo minuto, secondo tempo, 2 al termine più recupero. La Nick trova la rete del vantaggio ancora una volta con Ballarelli, l'unico a segnare in questo girone. 1-0 contro il campo basso, rete di Ballarelli. Adesso 1-0, rete di Ballarelli. E allora d'obbligo il cambio, fuori Sequino. Adesso entrato il numero 20 Liberti, fuori un difensore, dentro un attaccante, deve provare il tutto per tutto Mater Dei. Sarà sicuramente un assedio alla porta di Turi. Occhio a Santoro, palla dentro per il numero 16 Maino, palla messa in fallo laterale, rimessa a favore di Nick. Con le mani Santoro, palla per Maino che prova ad allungare, chiude bene la Mater Dei che deve ripartire, l'intervento duro, tutto regolare, si continua a giocare, intervento falloso di Cascella, recupera Morisco, non c'è fallo, tanto resta a terra un giocatore della Mater Dei, si continua a giocare con Basile che prova a raggiungere la sfera, alla fine ne esce una rimessa laterale a favore della Nick quando siamo all'ultimo giro di orologio, attendiamo l'indicazione dei minuti di recupero, ci sono stati tanti cambi in questo secondo tempo, sarà sicuramente un recupero corposo, rimessa dal fondo a favore Mater Dei. Quattro minuti di recupero oltre i 35 regolamentari. Cascella lungo, palla per Maino di testa, rilancio lungo nella zona di Turi che deve andare a bloccare, subisce fallo. Turi aveva spinta Marzano verso la porta, commettendo però fallo sull'estremo difensore della Nick che si è portata in vantaggio a 2 minuti dal 35esimo con Ballarelli. Una conclusione non irresistibile, c'è stata una deviazione che ha messo fuori tempo Annunziata. Adesso risultato su 1-0. Il rinvio lungo di De Michele nella zona di Basile. Ci mette il corpo davanti bene Limonio. Basile recupera palla. Prova ad andare via. Gran lavoro di Basile. Fra due uomini. Basile ancora prova a guadagnare qualcosa. Alla fine arriva in soccorso Maino in area di rigore. Ultima a toccare il numero 16 maglia blu, ci sarà la rimessa dal fondo a favore della SC Mater Dei, lancio lungo di Annunziata, mette fuori Cascella, adesso salteranno tutti gli schemi. Rimessa laterale battuta, c'è il fallo commesso da Marzano che ha fatto ponte su Cascella, calcio di punizione a favore della Nick. Lungo Cascella in area di rigore, Annunziata blocca. Lancio profondo di Annunziata, palla verso D'Olivo, prova ad andare via Liberti in area di rigore, prova a sfondare Liberti, deve chiudere
Riepolo, palla che termina in calcio d'angolo a favore dell'SC Mater Dei, che adesso si porta tutta in area di rigore. Deve trovare la rete del pareggio la squadra campana. Battuto corto questo calcio d'angolo a favore di Acunto, palla dentro, mette fuori Santoro, ancora Acunto, deve liberare la Nick, lancio lungo, prova a raggiungerla De Michele, ci mette il corpo davanti bene Ciotola che va a lungo, Acunto, prova ad andare via, Acunto il capitano della Mater Dei, prova a fare tutto da solo, alla fine perde palla, la recupera Lucarelli, l'apertura a destra, ancora Mater Dei, palla per il capitano, calcia! La risposta di Turi, palla ancora buona per Marzano, altra palla dentro, libera Riefolo, ancora Marzano, la schiaccia troppo, palla sul fondo. Tantissime emozioni in questo finale di match. Rimessa lunga di testa Limonio, lungo Tamburrano, palla dentro per Maino che prova a tenerla in campo, è bravo difensore del Mater Dei a recuperare palla, deve ripartire con calma, servito Acunto, lancio teso, la tiene lì Cascella. Cascella calcia dalla distanza, palla sul fondo, rimessa a favore Mater Dei quando siamo ultimi 10 secondi dei 4 di recupero, palla lunga di Vallarelli, De Michele si accentra, De Michele, ancora De Michele, calcia, palla sul fondo. C'è stata anche una deviazione, ci sarà calcio d'angolo a favore della Nick, non c'è più tempo, finisce qui, vince la Nick che accede alle fasi finali per andarsi a giocare la vittoria per lo scudetto, lo fa con 2 vittorie e un pareggio, lo fa nei minuti finali ancora una volta con una rete di Vallarelli. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ancora insieme per le interviste. Amici di Antena Sud, dopo le tantissime emozioni vissute in gara, ora apriamo lo spazio interviste, siamo in piacevolissima compagnia, siamo con Sergio Notariale, tecnico della formazione giovanissimi della Nick Bari. Mister, oggi bisognava vincere, vittoria è stata, vittoria ottenuta davvero con merito. È una vittoria, ricordiamolo, che porta lei e i suoi ragazzi meritatamente alle finali scudetto di Cesena. Sì, è stato un percorso lungo, difficile. Noi abbiamo disputato nella qualificazione 2 partite fuori casa con 2 regioni forti come l'Abruzzo e il Molise, e quindi ci siamo ritrovati a giocare questa partita decisiva con la Campania, che aveva giocato 2 partite in casa senza alternative, cioè la vittoria. Abbiamo vinto con merito, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita perché c'era un caldo soffocante, quindi non era facile, è stata una partita combattuta, merito anche ai ragazzi campani che hanno lottato fino alla fine. Mister, qual è la soddisfazione maggiore al di là del risultato che lei può intravedere appunto in questo match, ma poi anche in tutta la stagione, perché ovviamente per arrivare a questi risultati non si inventa nulla, ma c'è una programmazione certosina e molto molto accurata. Sì, hai ragione, c'è una preparazione lunga, noi da agosto che stiamo in preparazione, devo dire che non solo io ho fatto un grosso lavoro, ma tutto lo staff della Nick Calcio Bari, perché noi lavoriamo in simbiosi, quindi anche gli altri tecnici e il direttore tecnico Marcello Chiricallo meritano questa soddisfazione, perché la Nick è una famiglia, lavoriamo in gruppo, e quindi un grosso lavoro, e la soddisfazione è che questi ragazzi abbiamo visti crescere, una crescita esponenziale, ed è una grossa soddisfazione perché oltre ad aver vinto il titolo pugliese poi abbiamo battuto le squadre meridionali, quindi siamo tra le migliori 8 in Italia e non è un risultato da poco. Si può... I migliori 6, scusate.
Una Nick che ha fatto sognare per tutto il campionato, ha fatto sognare anche nella gara di oggi, e quindi sognare ancora non è vietato, si va a Cesena per puntare in alto. Beh, è chiaro che i ragazzi hanno voglia, i ragazzi sono cresciuti molto, è una squadra compatta, è una squadra di ragazzi che hanno talento. Abbiamo due nazionali, Cascella e Riefolo, che stasera già partono per un torneo con la nazionale italiana, e quindi merito a loro per essere arrivato a questo punto, e chiaramente daremo del filo da torcere alle migliori sedi d'Italia. Grazie mister, in bocca al lupo per le finali. Grazie, grazie a voi. Siamo con Renato Cascella, capitano della NIC Bari. Renato, che partita quest'oggi, assolutamente una gara difficilissima contro un avversario ostico che in campionato aveva perso solo una volta, dovevate vincere, non era facile ma ci siete riusciti. Sì certo, soprattutto con questo caldo, comunque siamo riusciti a mettere, ci siamo messe tutta. E alla fine ce l'abbiamo fatta e partiamo a Cesena e speriamo di fare meglio di oggi. Una prestazione davvero incoraggiante da parte tua e da parte di tutti i tuoi compagni, quindi questo fa ben sperare assolutamente in previsione delle finali scudetto. Sì certo, il nostro obiettivo era arrivare a Cesena, adesso siamo arrivati e speriamo di vincere anche. Cascella, che non è solo un calciatore della NIC ma è impegnato anche con la rappresentativa della nazionale italiana, sappiamo che sei in partenza fra qualche ora, quanta soddisfazione c'è appunto di poter vestire la maglia azzurra nella tua categoria fascia d'età? È un'emozione grandissima, soprattutto non me l'aspettavo, e spero di fare bene anche lì insieme al mio compagno Giovanni Riefolo. Benissimo, noi ti ringraziamo e grazie. Facciamo un in bocca al lupo a te e anche a tutta la squadra in previsione di Cesena. Grazie, grazie. Amici di Antena Sud, concludiamo lo spazio interviste e lo facciamo veramente nel migliore dei modi. Qui accanto a me c'è il direttore tecnico della NIC Bari, Marcello Chiericalo. Marcello, quanta soddisfazione davvero oggi, non era assolutamente semplice. Una gara che avete sbloccato alla fine, ma a nostro avviso meritavate il vantaggio già molto molto prima, tantissime occasioni, una NIC che ha meritato. Sì, credo di sì, credo che nel computo anche delle occasioni che ci sono state nel corso della gara, la NIC avrebbe meritato, come hai detto tu, il vantaggio un po' prima. Anche loro sono stati una squadra veramente arcigna, una squadra difficile, forse con più, anche più struttura fisica rispetto alla nostra, e in più oggi ha inciso il grande caldo e il risultato che abbiamo ottenuto, il risultato secondo me meritato sul campo. Come accennavamo con mister Notariale, una vittoria che sicuramente non è frutto del caso o della fortuna. La NIC con questa vittoria ha dimostrato ancora una volta di essere una società che sa come si vincono i campionati e sa programmare. Sa soprattutto programmare, poi la vincita di un campionato è il risultato di quello che fai nel corso degli anni, non di un anno. E la NIC credo che da anni ha incominciato un percorso diverso rispetto a quello che è il solito che stiamo vedendo nei vari settori giovanili dilettantistici. Oggi credo che questa sia stata la conferma del buon lavoro che stiamo facendo. E questi ragazzi sono encomiabili, encomiabile Sergio Notariale che li ha guidati dall'inizio, sono ragazzi che secondo me hanno le possibilità di poter approdare anche in settori giovanili professionistici, però allo stesso tempo noi ci godiamo questo successo e siamo veramente felici di essere tra le prime sei in Italia. Come si suol dire, l'appetito viene mangiando, nel calcio può accadere di tutto, quindi si approda a Cesena veramente con grandissime motivazioni e con chance assolutamente concrete di poter ancora scrivere pagine importanti, importantissime in questa stagione. Sì, io dall'inizio della stagione ho sempre pensato che questa squadra poteva vincere il titolo regionale.
Oggi abbiamo scalato un ulteriore gradino e il solo fatto di essere ritornati come squadra pugliese in queste finali è un grande, grandissimo motivo di orgoglio. Noi cercheremo di rappresentare la nostra regione nella maniera migliore, con tanta umiltà, che è la cosa che ci contraddistingue da quando siamo nati come società. Benissimo Marcello, noi davvero ti ringraziamo infinitamente per essere stato qui ai nostri microfoni e aver mostrato la consueta disponibilità. Io ringrazio te, ringrazio la tua emittente perché ci siete sempre vicini e insieme credo che stiamo facendo un bel percorso e sono convinto che lo continueremo e per il resto è un grande veramente grazie a tutti coloro che ci sono vicini in questo momento e speriamo che la NIC vada sempre più su. Benissimo amici di Antena Sud, dal campo sportivo di Loseto è davvero tutto. Io ricordo il punteggio, la NIC si impone sulla Mater dei Napoli per 1-0 e si qualifica per le finali scudetto di Cesena, quindi appuntamento a Cesena. Io auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e vi rimando ai prossimi appuntamenti targati Antena Sud.